Amici in 3 minuti, mi trovo in Gallura, esattamente nel nord della Sardegna, in compagnia di un fotografo naturalista, Lorenzo Rivella. Oggi abbiamo fatto uno splendido giro, un tour nel fiume Liscia, appunto qua al nord della Sardegna, ma la cosa che più mi ha interessato è appunto questa associazione di cui tu fai parte e che hai fondato, gli Amici di Peppe. Potremmo pensare che Peppe sia un essere umano, ma non è così, quindi vediamo di farci raccontare questa storia. Allora, Peppe è un airone cenerino che io conobbi tanti anni fa quando venivo per diletto al fiume a pagaiare con la mia canoa. Ogni volta che venivo lo vedevo, veniva praticamente a salutare in qualche modo, ci volava sopra la testa o mi volava sopra la testa. Gli ho dato un nome, il primo che mi è venuto è stato Peppe. E anche uno dei più comuni, in effetti. Esatto. Boh. E quindi di lì poi ho pensato di mettere su un'associazione perché mi sono innamorato profondamente di questo fiume, di questo ecosistema meraviglioso e generoso. E per cui il nome giusto era essere amici di questo airone che dopo anni abbiamo constatato che aveva deciso a un certo punto di non migrare più per l'Africa ma di stare qua residente e di non partire più. Quindi comunque amici suoi dobbiamo essere, perché noi abbiamo lo stesso amore che ha avuto lui per averci scelto e non migrare per l'Africa, è lo stesso amore che abbiamo noi per il fiume. Certo, perché gli uccelli migratori, appunto anche gli eroni, sono uccelli migratori. Una volta all'anno, esattamente, partono, vanno in Africa, poi dopo tornano, vanno fino al nord Europa, per cui il fiume, cioè i posti dove stanno per un po', o per riprodursi, oppure anche solo per riposarsi durante la migrazione, però poi spariscono, vanno via e tornano regolarmente tutti gli anni con una cadenza precisa. Quindi lui ha deciso proprio di rivoluzionare la sua vita come l'ho rivoluzionata esattamente, io. Esattamente, volevo fare questa similitudine. Quando ho incontrato il fiume, perché io avevo un'attività avviata, una pizzeria nella via principale di Palau, quindi comunque un business buono. Però a un certo punto ho deciso di praticamente regalare la mia quota al mio ex socio, quasi regalata, però io ho fatto un cambio di vita, ho preso una decisione di dedicarmi a questo fiume, praticamente è un po' come se non fossi sposato. E diciamo poco fa che tu quindi fai il fotografo naturalista. Io faccio il fotografo naturalista. Qui in Sardegna o ti sposti? Allora, a me piace andare ovunque, ho fatto, cioè se magari vado a cercare gli orsi in Slovenia, piuttosto che adesso sono invitato al parco di Abruzzo per il bramito dei cervi quando si vanno in amore. Insomma, è una passione molto molto profonda da anni. Però fondamentalmente io tutte le mie mostre che ho fatto sono tutte mostre che parlano di questo fiume. Le foto che io ho esposto nelle mie mostre sono tutte foto fatte qua. I nipoti di Peppe sono ancora qua? I nipoti di Peppe come? Ha messo su famiglia, lui diciamolo non c'è più, però c'è dentro il nostro cuore perché non vivono più di tanto. Parliamo di 20 anni fa quando l'ho conosciuto, quindi però ha fatto figli e nipoti e abbiamo una comunità di aironi cinerini che anche loro non migrano, sono stanziali nella parte alta del fiume.